Ottimo inizio del girone di ritorno per l'Amatori Pescara, che bissa il successo di Fondi e sconfigge nettamente il Quarta Caffè Monteroni. Il 96-75 finale consente peraltro di ribaltare ampiamente la differenza canestri. In Salento il successo avversario fu di 7 lunghezze. L'ulteriore ringiovanimento del roster, dopo la rinuncia a Farnetani e Veneri, non sembra aver indebolito la squadra. Anzi, sta consentendo il lancio dei tanti giovani del vivaio, che stanno ben rispondendo alla fiducia di società e staff tecnico. La partita di ieri lo dimostra. L'Amatori è partita fortissimo, subito 12-4, poi altro break di 13-0. Si fa male nel frattempo il play di Carlo, per lui un colpo all'orecchio. Spazio dunque a Sasha Morè, 4 punti e 5 rimbalzi in 14 minuti. I padroni di casa chiudono il primo quarto sul 27-8 e qui pongono le basi per la vittoria, benché Monteroni si rifaccia sotto nel terzo quarto fino almeno 4, prima che l'Amatori riprenda in mano la situazione e chiuda con ampio vantaggio la pratica, 66-49 alla fine del terzo. Concentrazione che non cala neanche nell'ultima frazione. Pescara riesce a produrre tanto in attacco, sfiorando la tripla cifra nonostante il 30% dall'arco, ma la rapidità, il gioco in transizione, i tanti possessi, marchio di fabbrica di coach Nardecchia, ed il 67% da due spiegano tale fatturato. Ancora efficacissima la coppia di lunghi di Carmine e Diner, quest'ultimo in doppia-doppia grazie ai 12 rimbalzi catturati, 19 per Scavongelli e 12 di Grosso con 6 su 6 da 2, dalla panchina i 7 punti di Salvatore e i 5 di Leonzio. Assaggiano il campo anche Piscione e Di Marco, miglior marcatore leccese è D'Andrea con 17 punti. Amatori ora ben all'interno della zona playoff, che può essere ulteriormente puntellata col prossimo match in casa del fanalino di coda Fortitudo Monopoli, quindi ospitando Termoli, ma il confronto interapoliese non andrà sottovalutato. Monopoli ha dato segnali di ripresa nelle ultime settimane.